Io ne ho teorizzato all'inizio perché ho grande rispetto per la tradizione. Come Era fatto? una musica, comunque, un contesto culturale molto lontano dai miei schemi, dai miei ascolti. E quando mi è stato proposto proprio per quello, ho detto: questo potrebbe essere anche qualcosa che, dopo tanti anni di musica elettronica, di pop, potrebbe davvero darmi nuova aria, e voglio entrarci, voglio suonare. Innamorarmi di questa musica. Quindi da novembre abbiamo incontrato tutti i membri dell'orchestra, ho chiesto loro tutte le informazioni del mondo e voglio ringraziare il Reggiato Dallo, che è stata la mia metà in tutto questo lavoro di ricerca, anche Enza Pagliara, chiamate le voci incredibili dell'orchestra. Ho incontrato Luigi Ghirianti come all'inizio, proprio chiedendo tutte le informazioni del mondo. Abbiamo passato tutto un giorno ad ascoltare i materiali, a vedere i testi. A lui, Luigi, ho chiesto: Luigi, ma questa cosa non posso fare, ma posso mettere, faccio tutte le domande, non posso mettere questo brano, unirlo all'altro, ma questo non posso fare. E Luigi mi ha detto: davvero, mi ha insegnato subito il concetto di cuore di questa notte d'Atalanta, cioè il concetto della contaminazione, il concetto del non tradire la tradizione, ma comunque di poterla contaminare, proiettarla verso il futuro e anche stravolgerla. Grazie. Quello che abbiamo fatto in tutti questi mesi, con grande rispetto, soprattutto grande cura del dettaglio, credo di non aver mai lavorato così in un progetto solo, perché la cosa incredibile è che abbiamo lavorato tanti mesi, quasi un anno, per un concerto di 3 ore, che spero comunque rimarrà in futuro, in un anno online, poi vedremo quello che riusciremo a fare. Detto questo, in questo concerto ci sono tanti, c'è la pizzica al centro, ci sono le lingue. Abbiamo cercato di fare un bel viaggio, anche ricordando tutte le vecchie lezioni in un modo o nell'altro, piccole citazioni, piccoli omaggi nascosti, ma soprattutto cercando di mettere delle influenze musicali che sono disparate. Cioè, in questo concerto della Opera Atalanta, oltre all'orchestra popolare, al repertorio, che è comunque centrale e è il cuore di tutto, troverete veramente un viaggio nello spazio e nel tempo. A partire dal 600, il barocco, c'è cioè Rossini, si arriva a Città Vecchia, ci sono i Pezzo, ci sono i Chemical Brothers, ci sono i Campani, c'è veramente, c'è David Bowie, però è tutto davvero, credo, spero, fatto con eleganza e mai in maniera forzata. Però io voglio ricordare che il cuore è il repertorio che abbiamo sviscerato in tutte le maniere. Con Gianluca abbiamo fatto un lavoro grande di ricerca, di riscrittura di alcuni temi, e la cosa meravigliosa è che si è creato un legame con l'orchestra, credo incredibile. Questa è un'esperienza che mi porterò in cuore per tutta la vita, perché non c'è stata, siamo stati tutti alla pari, abbiamo discusso in maniera animata, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo lavorato talmente tanto in anticipo che questi giorni, che dovevano essere dei giorni di stress, come è successo negli anni passati, per me Gianluca lo dirà, perché lui è qui radicato da anni, sono stati dei giorni di grande divertimento. Quindi speriamo che riusciamo a partire di questo stasera e domani sera sul palco. Come ho detto sempre in varie interviste, ho usato il termine fluido, non a caso, tra l'altro voglio ricordare, non per fare prova, ma ci tenevo a fare uscire un brano, proprio fluido, quel concetto fluido che è molto blasonato in questo periodo. In verità io non ho mai amato, ripeto sempre, etichette, generi, tracciati prediletti, e gli artisti che ho scelto a partire da Samuele, che è un cantatore che ha avuto un suo percorso, quello di loro, secondo il tema, a parere personale, sono stato sempre un grande fan di Samuele, credo che lui abbia fatto un tracciato creativo di là di tutte le logiche discografiche, un tracciato assolutamente libero, e l'ho sempre seguito, e quindi è per me un onore averlo sul palco davanti alla Taranta, soprattutto per i 25 anni. E Elodie è un esponente del nuovo pop, e è lo stesso con il rispettivo maschile di Marco Mengoni. Entrambi hanno fatto anche loro molta contaminazione, Marco Mengoni in maniera particolare, tutto il suo tracciato, e soprattutto
Per quello che riguarda l'ospite internazionale, ci chiamo Stromae, che come ha fatto vedere in tutte le interviste, ha fatto del multiculturalismo e ancora più della comprensione il suo punto di forza, miscelando il cantautorato francese con tanti stili musicali a partire dal Sudafrica, il Sud America, il Nord Europa, e non ha avuto mai appunto un tracciato credibile nella sua scrittura, nelle sue produzioni, in tutto il suo percorso. E è quello che è un po' il cuore di questa notte della tratta, perché sarà così, sarà incredibile, spero, mi auguro. E ci voglio citare ancora, mi dimentico qualcuno, Massimo Perico, che anch'esso nel mondo del circuito hip hop, anche lui ha avuto un tracciato da outsider, no? E ha una poetica sicuramente che ha fatto tanto discutere, ma anche una poetica molto alta e è molto rispettato per l'ambiente. E quindi, avendoci anche collaborato insieme con Franco e il Signore del Bosco, che riproporremo anche in maniera pizzicata, diciamo, domani sera, anche con lui c'è stato un lavoro molto interessante. Poi voglio citare gli ultimi ospiti, sono Katie Fusco, che è un artista incredibile, che fa musica neoclassica contemporanea, contaminata con l'elettronica, e sta girando in tutto il mondo, e gli Studio Murena, che sono per me degli esponenti, forse i primi esponenti della nuova scena del new jazz internazionale, loro hanno metabolizzato e riqualificato in Italia. E poi abbiamo Madame, ovviamente, con la quale lavoriamo da 2 anni. E ero qui che non potessi tornare perché c'è un po' la logica che gli ospiti ci sono stati in compagnia con noi, invece sono veramente contento di aver condiviso con te anche quest'anno e questi 25 anni insieme. Ha scritto un pezzo di un'ora, tutto all'ultimo momento, ci ha lavorato con l'orchestra e poi non mi prendo. Sì, dobbiamo. Il conflitto dove non posso andare, quella linea è la mia testa, il mio immaginario, dove arrivare, quella che chiamo un'estetica nobile e alta, però è molto molto soggettivo. Ci tengo a dire che non è che ho messo riferimenti, citazioni, genesi, mescolando in maniera appunto randomica, e ho cercato comunque di creare un viaggio che avesse un percorso emozionale e un'estetica, come ripeto, alta, per quello che sono in mi. Spero che se ci riuscite.